cosa che mi sciocca troppo. Vedo tanti africani dormire sulle strade. E certo, vedo tanti africani dormire sulle strade. Io questo mi sciocca Changing the veramente. narratives with Mr. B. A posto, e Sì, sto benissimo. te? Scusa, che devo dire questa cosa sì, bellissima. Grazie mille per i complimenti. Va bene. A Guarda, te. devo chiedere qualche informazione da te, no? È meglio per chiedere informazione da te, per la tua esperienza, per educare le persone che stanno fuori, che vogliono venire qui. Ah, tipo le persone che sono in Africa e vogliono venire in Europa. Anche tutto il mondo. Ok. Va bene? Sì, certo. Good morning, good afternoon, good evening to you all, my great viewers, depending on the place you are watching us from. We are back again with another episode of this program, Changing the Narrative, Saying It the Way It Is in the City of Rome. Yes, you are up to Vogue Africa. Today is a different ball game entirely. We have our sister here with us, all the way from Senegal, Senegal, sì. right? Okay, but what makes it different here is that she doesn't speak English. And she only speaks Italiano and È also francese. francese, yeah, French. But for me, I don't speak French and I speak a little bit of Italy. So you see the kind of difficulties that we are going to be to encounter today. Although after the interview, we are going to do a little translation in order for you to be able to understand everything that she's going to reveal to us here. We are going to be sharing from her experience. She's a student. Study here in one of the university here in Rome. Sì, All right, she's going sapienza. to be doing the introduction to you just any moment from now as we turn back. But before then, I just want to ask you to please stay tight to the end of this broadcast, as we do say, we do reserve the best for the end. All right, without wasting much of your time, let us turn to her as she introduces herself to you. Je m'appelle Charlotte Gomis, Okay. je viens du Sénégal, j'ai 32 ans et je suis là en Italie comme étudiante. À lettres modernes à la Sapienza. Merci. Pensavo che quella è una università più grande Dell'Italia, possiamo dire d'Italia. anche in Europa. Eh sì. Sei molto fortunata. Certo, grazie, merci. Va bene, da quanto tempo ti stai qua adesso? Allora, adesso sono da 2 anni e 7 mesi. 2 anni e 7 mesi. Sì, perché sono venuta a 2022. Per quale motivo venuta qua? Allora, sono venuto per il motivo di studio. Sì. Ok. Quanto tempo dura quella? Allora, io faccio laurea triennale, vuol dire che dura 3 anni. Che cosa studi tu? Lettera moderna, la letteratura italiana in generale. Sì. Va bene. Ok. Quando sei venuta qui, no? Qual è la tua esperienza all'inizio? Allora, quando ero in Senegal pensavo che tutto è bello in Europa, perché in televisione vedevo solo la bellezza delle cose, la tranquillità della vita, e pensavo che qua non c'è la povertà. Ma però quando sono venuto è stato scioccato, perché tutte quelle illusioni che mi facevo di questo paese, tutte quelle bellezze che vedevo nella televisione, però non ci sta, perché ho visto che qua era un mondo diverso. Davvero. Certo, di questo mondo che vedevo in Senegal, dove avevo la coesione, la fraternità, tutto quanto. Però qua ho visto che tu stai da solo. Tu stai da solo contro tutti quelli. Posso dire, sei veramente solo e tu devi imparare a sopravvivere, tipo dei giorni al giorno. È come un mondo, una foresta che c'è tante lupo, tanti animali e che tu devi imparare a sopravvivere. È questo che ho visto qua. Devi sempre imparare da giorni a giorni a ti mantenere su. Eh sì. Quindi quello che stai dicendo adesso è che non è come l'hai visto in Senegal, come l'hai trovato qui, no? No, C'è no, la no. differenza. Un cambiamento. Vuol dire Davvero. un cambiamento totale. Ok, Eh sì. vabbè. Okay. Adesso stai qui, Sì. stai vivendo qui. Sì. Ok.
Va bene, qual è l'opportunità che hai trovato qui? Allora, qua posso dire l'opportunità che ho trovato è sempre che veramente c'è lavoro, però non è che è facile di trovare lavoro. Ti devi impegnare a cercare e anche a ti dare tanti voglio, perché se no tu non puoi trovare niente. Perché non è come tipo in Africa dove c'è il bocco all'orecchio, tipo da bouche à bouche in francese, où tu parles à un ami, tu lui expliques ton problème et l'ami résout ton problème. Non, parce que là tu es seul, sei da sola e tu devi ti impegnarsi a trovare una cosa. Eh sì, questa è la cosa che ho trovato qua. Vabbè, dobbiamo fare un discorso di studio. Ok. Qual è la procedura per venire per studiare qui, no? Come allora, l'hai trovato questa l'opportunità per venire? No, qui? Questa opportunità non l'ho trovata davvero da solo. Come dico sempre, che in Africa abbiamo questa coesione di parlare. Io ti parlo, tu parli a un'altra persona. O se tu vedi un'opportunità, tu la comunichi alla tua amica, la tua amica li comunica a un'altra persona, no? Okay, come yeah, facciamo sì, sempre. Sì, sì, sì. E come mia sorella vivi qua, okay. Sono lei che ha conosciuto il come prosegui le cose e tra lei sono venuto qua. Però è tipo una tipo da iscrizione e poi metti il documento e poi così sì, l'università ti accetta, poi puoi fare il concorso, perché prima che tu vieni qua devi sapere la lingua, però. Ok, anche quando stava... In Senegal c'è una scuola di italiano che si trova proprio in Senegal dove tu puoi imparare la lingua italiana. Prima di venire qui? Prima di venire qua, perché prima se vuoi essere un studente all'università devi avere il B2. Se no? Ah, se no non lo so, perché veramente devi capire la lingua prima di venire all'università. Se tu vuoi studiare l'italiano, devi avere un livello di italiano. Allora, come era le scuole in Senegal, ho fatto A1, A2 e fino al B2. Okay. Eh sì. Ok, ma quella è la procedura che devi seguire? Ecco, ecco, prima di venire qua, come studentessa però. Sì, sì, sì. Ok. Sì. Ora, un'altra cosa che devo chiedere, quando sei venuta qui, ecco, qual è l'esperienza con gli italiani? Va bene, posso dire che gli italiani sono veramente gentili, a dire il vero, sono gentili, non sono delle persone che sono razziste, c'è altri, vero, ma poi dipende da quelli che tu incontri. Okay. Sì, sì, sono veramente carine, ma però non c'è troppo affinità, perché qua ciascuno si occupa dei cazzi suoi, come dicono. Ecco. Ma veramente le trovo carini. Ok, dobbiamo fare comparazione. Ok. Di qua è Senegal. Ok. Non lo so, che quando ci stava in Senegal hai studiato un po', no? Sì, sì. Ok. La scuola in Senegal è qua in Italia. Qual è la differenza? Se allora, penso che qua sono più tollerante, sono più tollerante, perché in Senegal all'università tu puoi fare gli esami solo una volta quando c'è sessione unica o due volte come rattrapage. Però se tu non lo superi ti bocciano fuori. Allora che qua tu puoi fare tanti esami, prenotare tanti esami quando lo vuoi, quando lo senti, e sono più tollerante. Perché l'università di Senegal, esempio, tu puoi fare cartouche, vuol dire fai una volta l'esame, due volte non lo passi, allora tu devi riprendere l'anno. Allora qua tu puoi fare primo anno, fare qualche esame quando tu lo senti, e andare al secondo anno, però non ti laurea fino che tu non hai fatto tutte le esame, non hai superato tutte le esame. Invece di Senegal c'è una grande università, però c'è tanta gente che hanno mandato fuori e non è normale, secondo me non c'è tolleranza. Sì, sì. Okay. Sì, sì.
C'hai la borsa di studio o no? No, non ce l'ho la borsa di studio, non ce l'ho la borsa di studio. Pago la mia iscrizione, compro anche i miei libri. Davvero? Sì, sì, è vero, non ce l'ho la borsa. Devo studiare tanto per avere la borsa. Davvero? Oh, Eh vabbè. sì, è difficile. Il costo? Costa tanto, ma anche dipende, dipende sempre. Ogni anno dipende di quanto devi pagare. Dipende, sì, dipende. Bene. Sì. Vabbè. Ok, l'ultima cosa è se qualcuno vuole venire qui, si può dire che è meglio per venire per studiare qui o rimanere in Africa? Allora, ti dico sempre, sì, tu c'è. Esempio, tutte le caratteristiche per venire a studiare qua, va bene, puoi venire, c'è la tua soldi, tutto quanto può venire a studiare qua. Però perché dicono la connaissance, où tu peux le prendre, tu peux juste aller juste en Chine pour avoir la connaissance, no? È sempre importante, però non è facile, non è facile, è tanto difficile, perché la vita qua tutto non è rosso. E ti lo dico veramente, non è un paradiso. È sempre difficile, è sempre difficile, guarda, perché sulle alberi non c'è soldi. Sono tu che devi cercare soldi. Allora, se tu c'è tutte le moyens necessaires pour venir étudier, tu peux étudier. Mais sache que quand tu viens ici, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir parce que là, il n'y a pas casa di papa, là, il n'y a pas casa di mamma. Là, il faut travailler pour vivre. Eh sì. Quello non ho capito nulla. Non francese. capisco, non capisco niente di francese, mai. Ok, vabbè, devo fare la traduzione di quella, no? Adesso devo imparare per forza. Ok, devo chiedere questa cosa, no? Abbi pazienza un po', ok? Quindi, qual è per te una cosa più difficile che hai incontrato qua in Italia? Posso dire che è troppo difficile di essere qua sola senza una mano che qualcuno per te abbracciare, è difficile, qualcuno per te aiutare, ancora è difficile. Perché come dico, là tu devi sempre vivere da sola e imparare a sopravvivere. Perché c'è tante difficoltà, c'è tante difficoltà. E qualche volta quando cammino sulla strada, una cosa che mi sciocca troppo, vedo tanti africani dormire sulla strada. E certo, vedo tanti africani dormire sulla strada. Io questo mi sciocca veramente, perché dico, ma come possiamo venire qua in Europa con tutto questo voglio, con tutti quelli che abbiamo lasciato dietro di noi e venire qua per vivere nella strada? Veramente questo mi colpisce, mi sciocca troppo, veramente. È l'illusione che tutti quanti fanno, come dico prima, che ti fanno vedere sempre la bellezza, e tu pensi che in Europa tutti gli alberi sono gli alberi di soldi, ma non è questa, non è questa, perché guarda, ho parlato con tanta gente che vivono nella strada, hanno lasciato tutto, hanno lasciato tutto, hanno una bellissima vita che hanno lasciato dietro di loro, avevano belli casa, i belli negozi, anche la famiglia, l'affetto della famiglia, hanno lasciato tutto per venire qua in Europa. E quando sono venuto, guarda, sono disesperata, il regretto. E dicono perché sono venuto? Perché qua, come dico, tutto non è un paradiso, non è un paradiso. E adesso, guarda, mi dispiace troppo di vedere sulla strada. E ti giuro, una cosa è sempre che loro sono vergognata. Hanno il vergogno di ritornare in Africa, perché noi africani giudichiamo troppo. Sì, È ha la differenza ragione. di qua, perché qua tutti quanti si occupano delle cazzi loro, vuol dire ciascuno si occupa del suo problema. Tu non puoi avere un sacco di problema e tu vuoi ti occupare del mio borsetta di problema. E per questo motivo loro sono vergognati di ritornare in Africa. Sì, ah, sì, ha E ragione. secondo me la loro famiglia, il loro vicino
Li devono dare buono consiglio e li aprire le braccia per gli dire tornate via, tornate a casa, perché la loro vita è qua. Perché noi usciamo per cercare una vita meglio. Sì. E se usciamo non troviamo una vita meglio, guarda, è meglio di ritornare a casa. Sì. Ma non ce l'abbiamo la vergogna per tornare, perché no, non abbiamo... Perché avere la vergogna? Perché loro si pensano che non ho avuto quella la vita che io sono adatto a trovare. E come posso tornare dietro no. senza con la mano Mani vuota? No, guarda, la vita non è un corso, non è uno corso. Chi va piano va sicuro. Quello è il problema dell'africano. No, devono sapere che la vita non è un corso. Chi va piano va più sicuro. Però chi va fretta si cade e muore. Ha ragione. Quelli che penso. Ha ragione. Guarda, ciascuno ha la sua vita. La mia vita è diversa dalla tua vita, sai? Sì, sì, sì. Non sì, è sì. che tu ti chiami, esempio Jean, io mi chiamo Charlotte. Ah, sì. Non abbiamo lo stesso nome, no. Non abbiamo la stessa storia. Sì. Ma perché io devo avere questa voglia dicendo che tu c'è tante cose, sei andato in Europa, ma io so che cosa tu è andato a fare in Europa. Non lo so. Che cosa vendi in Europa. Non lo so. E io mi devo preoccupare della mia vita. Sì. Una vita sana, un corpo sano, secondo me è meglio che tutto. Perché c'è le famiglie in Europa, guarda, tutti quelli che vivono il loro bambino qua, è la causa del loro giudizio. È la causa del loro giudizio. E secondo me, guarda, le genitori devono essere più comprensibili vis-à-vis del loro bambino. Ha ragione. Eh sì, perché tanti vogliono ritornare a casa, hanno bisogno di questo abbraccio, ma però non lo trovano. Sì. Perché le loro genitori pensano che loro quando tornano è sempre che hanno fatto una vita di merda, sì. E scusatemi di questa parolaccia, però non è così. Non è così, mi dispiace. Ok, scusa, quando finisce questo il programma, che devo fare? Rimanere qui o tornare dietro? Allora, io non ti dico che cosa devi fare, perché come ti ho detto, ciascuno ha la sua vita. Valuta il per e il contro. Vedi che sì, qua tu ti senti meglio. Tu c'è la cosa che tu vuoi, tu ti senti in pace della tua stessa vita. Valuta e vedi. Ma io ti dico sempre, sì, qua tu non ti trovi la cosa che tu era venuto a cercare, meglio di ritornare, perché dicono un passo dietro mi dà la forza di andare davanti. Così penso. Vabbè, qual è la tua il genere, una parola che devi dire, una persona che devi incontrare questi video? Allora, dico sempre che sono contenta di ti aver incontrato e questo mi ha dato la forza di poter parlare a tutti quelli che ascoltano, anche che seguono questo programma. E dico sempre, guarda, l'Africa è tanto bella, c'è tante cose, ci sono i genitori, però... È vero che dobbiamo uscire, cercare la conoscenza, dobbiamo uscire per cercare una vita meglio, però sappiamo che in Europa sempre non è la bella vita, c'è anche tante cose brutte. Allora, se non ci sentiamo qua, meglio ritornare a casa. E mi dispiace tanto per quelli che vogliono prendere le barche, perché però non sono d'accordo. Sì. Grazie mille per questo grazie momento. Anche a voi. Sono molto felice per incontrarti. Anche io. Pensavo che possiamo incontrare un'altra volta per fare un'altra discorso. Va bene, grazie mi fa mille, un piacere. Grazie mille. Grazie anche a lei e ciao.